Maurizio Piccirilli è l'autore di questo libro, Carabinieri Caput, che è dedicato, racconta in qualche modo una vicenda misconosciuta o conosciuta a pochi. In che cosa consiste? Il libro racconta un episodio avvenuto il 7 ottobre 1943, quando oltre 2000 carabinieri vennero deportati dalle caserme romane per favorire il successivo rastrellamento degli ebrei romani il 16 ottobre. Un episodio poco noto che però parla di quello che avveniva in quei giorni dopo l'armistizio dell'8 settembre, cioè grande confusione nei vertici militari, a tal punto che la neonata Repubblica Sociale Italiana, con il ministro della guerra Graziani, ordina il disarmo dei carabinieri e l'internamento nei campi di prigionia in Europa, in Germania, in Austria e in Polonia. Un ordine che è perentorio. E minaccia di passare per le armi le famiglie degli ufficiali che non obbediranno a questo ordine. 2000 carabinieri quindi verranno messi sui vagoni piombati e da lì trasferiti appunto nei lager. 600 di loro non torneranno, molti moriranno per malattia, per iniezioni letali, fucilati. E i sopravvissuti porteranno comunque nei loro ricordi e anche sulla loro pelle quei 18 mesi in cui passati nei lager tedeschi e oltretutto traditi due volte, perché dopo il primo tradimento di essere stati fatti consegnare in caserma per essere poi presi dai tedeschi. Si trovarono che nel gennaio del 1944 Mussolini fece un accordo con Hitler per far cambiare il loro status da prigionieri di guerra a internati militari, fino a diventare internati civili, cioè di fatto schiavi di Hitler che lavoravano per mantenere la potenza bellica tedesca. Com'è stato realizzato questo suo libro? Immagino una impegnativa ricerca, oltre che la raccolta di testimonianze. Il fulcro di questo libro sono le testimonianze di alcuni sopravvissuti, il memoriale di un terzo sopravvissuto che per ragioni di età e di salute mi ha fatto l'onore di consegnarmi il suo memoriale di quei mesi e molte, molte carte d'archivio, queste dell'archivio storico, in cui ci sono le storie di quanto accadeva in quei campi di prigionia. E un capitolo è dedicato alle mogli di quegli ufficiali, alcuni scampati alla deportazione, altri fuggiti durante il tragitto in treno fino in Germania, che fecero parte della resistenza romana e che purtroppo furono tutti uccisi alle fosse ardeatine. Queste donne si batterono per la libertà dei mariti. Sbatterono per la resistenza romana, cioè soprattutto per quel fronte militare della resistenza romana che era costituito da oltre 4.000 carabinieri e altri militari. Queste donne sono state tutte insignite del valor militare, cosa abbastanza inedita per quel periodo, e queste donne sono dei nomi praticamente sconosciuti, che però hanno dato gran parte della loro vita proprio alla libertà e alla sicurezza dei cittadini romani. Una vicenda che segna, per certi versi, atti eroici da parte dei carabinieri. Una vicenda che racconta come questi carabinieri, questa generazione del 24, che erano quasi tutti 18, 18 anni, ha praticamente riuscito a sopravvivere agli stenti, alla fame. Tornando poi in patria nel 45 e tornando a vestire la divisa da carabiniere fino al loro congedo per la pensione. Quindi persone che nonostante le sofferenze, nonostante la tragedia della guerra e della prigionia, ha comunque mantenuto fede a quel giuramento fatto e mantenuto gli alamari da carabiniere.